Siamo in via Turati, una delle strade più trafficate della città di Brescia, un'arteria che collega il centro storico, lì in fondo c'è Piazza Lernaldo, con la zona nord di Brescia dell'ospedale civile. Qui ogni giorno sono centinaia le automobili che passano da velocità sostenuta, come potete vedere, e attraversare la strada per pedoni e ciclisti è quasi impossibile. Più che una strada del centro storico che collega il cuore di Brescia a via San Rocchino e a via Pusterla, via Turati sembra una vera e propria tangenziale. Il traffico è sostenuto non solo nelle ore di punta e le automobili vi transitano ad una velocità ben superiore ai 50 km orari obbligatori. Per i pedoni e i ciclisti, ma anche per coloro che arrivano dalle vie laterali, l'imbocco, l'attraversamento e l'uscita da via Turati sono un vero e proprio terreno all'otto, che nel corso degli anni non ha risparmiato incidenti ed investimenti. È facile attraversare? No, è difficilissimo. È molto pericoloso? Sì, molto, molto, moltissimo. Mediamente quanto ci si impiega? Ad attraversare, bisogna aspettare, se sei fortunato, 10 minuti. Di solito faccio il giro dall'altra parte, questa volta ho detto ma proviamo invece. Come le sembra questa strada, invece che una strada del centro, una tangenziale? Vorrei dire di sì, sì, il traffico è molto elevato qua. È trafficata questa via? Madonna che la si giudica lei, guardi il smog che si respira, arrivo a casa che mi va in traverso. Il smog, altro che trafficata. È semplice attraversare? A me no, È pericoloso, molto, anche sulle righe, se non si va là al semaforo qua non si può tanto, anche se c'è quel segnale lì che credo che sia quello del... attraversamento pedonale? Sì, ma non... ignorato? No, ecco, anche là vede dove c'è quella curva, c'è sempre tutto i rotami delle macchine perché già fresca la mattina. Io vengo spesso qui alla clinica, ma c'è da tenere aperto gli occhi. Anche a mettere fuori la mano, il segnale e tutto, ti vedi addosso la stessa. Proviamo di quale paura, mio marito delle volte. Una roba esagerata. Quando dobbiamo attraversare, bisogna andare fino là in fondo per attraversare di là. È un'esagerazione, ma d'altronde non penso che ci sia alternativa. Perché se mettono il semaforo qua, si intasa tutta la città. Non lo so, comunque è molto intagliata. Sono capitati anche degli incidenti qui? Quando specialmente attraversano ci sono stati anche dei morti. Pericolosissimo, vede il traffico che c'è. Ci sono già i limiti di velocità, nessuno li rispetta, si va avanti. La palla passa ora nelle mani dell'amministrazione comunale che dovrà intervenire per trovare una soluzione a questo annoso problema. Un semaforo o una rotonda potrebbero venire in aiuto, riuscendo a rallentare la velocità con cui via Turati viene percorsa.